Col neoletto sindaco Alessio Piersimoni, le prime sensazioni a caldo, questa vittoria in tutti i seggi. Guarda, non ho consultato bene perché i dati, quindi non lo so. So che questi pazzi dei Cuprensi mi hanno dato la cosa più importante che mi potevano dare, la loro fiducia. Io l'unico impegno che prendo è che daremo l'anima, lo posso dire anche a nome della squadra Siamo Cupra, daremo l'anima per il nostro paese e per ripagare questa fiducia. Ti vediamo emozionato, infatti. Sì, sono provato, un po' anche la stanchezza, ma c'è tanta voglia di fare, quindi c'è voglia di schiarirsi le idee, di iniziare a organizzarci per iniziare a fare qualcosa di concreto. Manterremo il rapporto di presenza e di contatto con i compaesani, con tutti i cuprensi, quindi il dialogo, il confronto, inizieremo a lavorare. In questa campagna quello che ho visto e che mi ha sorpreso che al di là delle opere importantissime e necessarie per Cupra, come la scuola, il municipio, che vediamo? Queste che sono le grandi opere sulle quali dobbiamo investire le nostre energie, le altre richieste, le altre istanze sono istanze sulle quali si può lavorare a costi bassi, sulle quali si può lavorare subito e intervenendo sulle quali si può subito dare un volto di cambiamento e di ripartenza, di fiducia per il nostro paese. Quindi questo sarà l'obiettivo nostro, iniziare a lavorare da subito. Grazie di cuore, grazie a tutti. Qual è stata l'arma vincente secondo lei per portare a questa vittoria, che può portare una vittoria del genere, una vittoria netta? La squadra, penso che le persone abbiano visto la validità della squadra, delle persone che compongono la squadra, hanno voluto premiare il coraggio che ci ho messo nel cambiamento, nel rinnovamento, hanno visto la nostra trasparenza, la nostra chiarezza e ora veramente giustamente ci aspetteranno al varco per vedere quello che siamo in grado di fare. Quindi noi, il nostro obiettivo adesso, dopo averci messo la faccia, dopo tante promesse, è mantenerle queste promesse, quindi lavoreremo in questo senso. Il primo passo sarà sicuramente quello di creare una squadra di governo, sì, dettagliata, ma soprattutto in base alle competenze che voi già, esatto, avete. Io spero, adesso vado a vedere come sono andate le preferenze e lavoreremo su quello, insomma sul materiale umano che abbiamo. Sicuramente la squadra rimarrà, dovrà essere compatta, tutti e 12 continuare a lavorare, ognuno indipendentemente dal ruolo che avranno. E voglio coinvolgere anche la minoranza, perché quelle sono delle forze, sono delle risorse, anche quei consiglieri, e vanno coinvolti. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.